Ciao amici, benvenuti a Quaderno di Vino. Il nostro ospite stellare è tornato, quindi sono contento. Ciao Antonio, benvenuto di... No, uno, scusate, non mi posso allontanare un attimo, che arriva un amico, perché Fabio è un amico, però ragazzi, qua è peggio che chi va all'osso prende il posto. Volevamo dare una rinfrescata al problema, però... Alla fine siamo andati sulla roba vecchia, usata, usato sicuro. Siamo tornati, buongiorno. Anzi. Buongiorno, benvenuto. Estate, vedo un colore invitante, sì, raccontaci. Sicuramente non sarà buono come il vino dell'altra puntata, però c'è già. Sono diversi. Invidia, perché voglio sempre esserci. Coste della Sesia, quindi siamo in Piemonte, nella zona del Biellese. La Sesia è un fiume che scorre in quella zona lì. L'azienda Tenute Sella, da non confondere con un'altra azienda che ha un nome simile, composto. Qua parliamo delle tenute della famiglia Sella. Sella è un nome importante nella storia italiana, nei primi governi dopo l'Unità d'Italia. Sella Banca, Banca Sella, un gruppo bancario privato, uno dei pochi privati che è rimasto in Italia, molto importante. Sella però, la famiglia Sella nasce come tessile, come molte aziende in quella zona, no? La zona di Biella. Nasce come tessile già qualche centinaio d'anni fa, di conseguenza viene l'azienda per la produzione di vino. Un aneddoto carino è che una parte degli stipendi del tessile, parliamo del 1600 rotti, veniva pagata col vino, quindi un tot in denaro dell'epoca, e un tot in vino. L'importanza della materia di cui trattiamo noi, no? Esatto. Ok. Interessante appunto storico. Esattamente. Allora, Costa della Sesia è una denominazione di zona, è una DOC. Il vino specifico è il Maioli 2015, è un rosato, come si evince dal colore del contenuto della bottiglia, ed è fatto con uve Nebbiolo al 100%. In Piemonte, e non solo, il Nebbiolo lo ritroviamo, sicuramente uno dei vitigni principe, ma lo ritroviamo in più zone, ma con caratteristiche decisamente differenti. Quindi un Nebbiolo della Sesia è sicuramente completamente differente da un Nebbiolo di Langa o del Roero. Possiamo dire che possiamo quasi considerarli due vitigni differenti. Sì, con Fabio proprio abbiamo parlato, perché lui ha mostrato un vino di quella zona e parlavamo del terreno. Sì, vulcanico, sì, quindi sì. Quello già determinerà una differenza. Assolutamente chiara. Sì, notevole, via. Nesho? Andiamo. Viva l'estate, eh? Viva l'estate. Lo chiamerei così, viva l'estate. Voilà. Allora, colore elegantissimo. Sì, sì. Ma a memoria penso che abbiamo già trattato un rosato qualche tempo fa, completamente differente. Maniero, completamente differente. Questo è più trasparente, non sì. Carico come l'altro, sì, bellissimo sì. Lo stesso. Sì. Chissà se ritroveremo le caratteristiche del Nebbiolo, nel Nebbiolo vinificato tradizionalmente in rosso. Allora, quindi, rosa bellissimo. Bellissimo. Al naso. Spettacolare. Al naso è sicuramente invitante, percepiamo comunque le note di frutti rossi. Fruttato, sì. che sono caratteristiche decisamente attenuate rispetto, cioè non esce in maniera prepotente, anche perché poi gli stessi vini dell'azienda Sella vinificati in rosso a base Nebbiolo sono vini che hanno delle possibilità di invecchiamento di 20-30 anni senza problemi, quindi parliamo a livello di Barolo. Questo è un vino che deve essere consumato entro, diciamo, i 4 anni, sì. I 4 anni sicuramente, quindi anche a livello di sentori ci sono delle intensità differenti. Comunque a livello olfativo il Nebbiolo si sente. Non irruente come nei rossi, però si sente. Sì, non ti tontisce. È molto caratteristico, esatto. È molto piacevole di sentirlo così, esatto.
ma mi permetto e mi sbilancio, lo assaggiamo e lo assaggiamo. Andiamo. Meravigliosa. Di un'eleganza, a me piace veramente tanto, piacciono tutti i vini che ho, perché ho questo difetto, tratto quello che mi piace. Di questa stagione mi dà soddisfazione, mi dà molta soddisfazione. Mi ha riempito la bocca. La mineralità del terreno esce tutta, l'acidità esce prepotentemente, fresco. Il frutto rimane in bocca, il frutto rimane in bocca, lo senti. A un livello piacevolissimo. Assolutamente, assolutamente. E è un vino comunque, anche questo, 13 gradi e mezzo, sì. 13 gradi e mezzo, quindi un vino che comunque ha la sua temperatura. Un'altra prova della qualità del Nebbiolo, come vitigno. Sì, 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 sì. Diciamo che partendo dal tradizionale, appunto, qualcuno ha provato a vinificarlo in rosato e sono già più aziende. Adesso c'è tutta la trafila di spumantizzazioni, diciamo che stanno provando a, poi dopo è chiaro, ognuno, ci sarà il tradizionalista e dirà per me il Nebbiolo è rosso, fermo, buon fine. C'è invece quello che a cui piace vedere il progresso e... Sì, perché e vedere i risultati con la stessa materia prima. Assolutamente, con sì. Con un processo di vinificazione diverso. Io non sono contro niente, nessuno, diciamo che se alla fine il prodotto finale è di livello, ben venga l'innovazione. E qua secondo questo me siamo in questa situazione, assolutamente, assolutamente, assolutamente sì. Persistente, dura ancora. Sì, morbido. Morbido, rotondo, però appunto la soddisfazione di bere un bicchiere con una certa struttura c'è in qualsiasi caso. Sì, no, certamente, perché ti insisto, ho ancora tutta questa mix di sapori in bocca, piacevoli, avvolgente. Posso fare un ringraziamento? Certamente. Grazie Marco Rizzetti che mi hai fatto conoscere questo vino, grazie. Grazie per mandarmi Antonio. È troppo facile così. Con cosa lo mandiamo? Questo qua, allora. Se ti viene qualcosa di. No, diciamo che siamo comunque. Abbiamo l'opportunità di abbinarlo sia dei cibi adatti ai vini bianchi, sia dei cibi adatti ai vini rossi, no? Perché sì. Siamo a metà del guado. Sì. Senza andare a far chissà che, sicuramente possiamo abbinarlo anche con del pescado, con del pescado, un po' di pescado condito, bello, 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 bello presente, e degli affettati, dei formaggi, piatto di formaggi, un vino rosato fatto con Nebbiolo, immagino che diventa versatile. Sì. Subito, perché comunque all'acidità per ripulire, la struttura del corpo per andare a competere con sapori forti, quindi abbastanza versatile. A me personalmente non dispiace neanche come aperitivo, senza abusare, perché comunque poi bisogna alzarsi per andare a cena, per andare a mangiare, però in qualsiasi caso è molto molto versatile. Promosso? Perfetto, e voglio sapere il prezzo. Andando direttamente sul loro sito, questo vino costa 15 euro. Da abbinamento potrebbe costare anche meno. Potrebbe. Le indicazioni lasciamo un dubbio di direzione quindi sono chiare. Esatto, esatto, esatto. Comunque vale questi soldi perché è bottiglia, un rosato bottiglia molto... da avere in cantina. D'estate con gli ospiti, gran bella figura. A partire dalla bottiglia. È bellissimo, colore, profumi, sapori. Esatto. Niente, di nuovo hai portato un vino straordinario. Non avevo assaggiato un Nebbiolo. Sono contento. Magari mi chiama la prossima volta, mi fa tornare di nuovo. Adesso posso spingere un po' Fabio a portare qualche novità. Ci stanno veramente. State ci vedremo insieme. Non sarebbe una cattiva idea fare una conversazione a tre. Qui in Sabbe. Saluto. Grazie di tutto, Antonio. Alla prossima. Ciao amici.